Un saluto a tutti i lettori di Windows Blog Italia. Video breve per proporvi un accessorio che in diversi trascurano, per chi crea solo audio o audio e video. Sono due modalità diverse nel contesto multimediale. Quindi ci tengo a presentarvelo per potervi aiutare a realizzare contenuti professionali. Tonor, una marca fondata da un musicista e per cui i prodotti sono incentrati sul suono, mi ha dato la possibilità di provare uno schermo di isolamento per microfono. Mi pare decisamente ingenuo spiegarvi di che cosa si tratta, ma comunque non bisogna dare tutto per scontato. Essenzialmente, un pannello di questo genere consente di sopprimere il più possibile i rumori esterni e ridurre la condizione di riverbero. Vi mostro cosa contiene la confezione. Mi è piaciuta l'idea del cartoncino per impattare meno l'ambiente. Dovrebbero adottarlo tutte le aziende, ma devo affermare che la maggior parte ormai lo fa. In superficie, chiaramente l'oggetto protagonista, chiuso su se stesso perché non si tratta di un unico pezzo, ma tre, in modo da ridurre lo spazio per quando si va in mobilità. Istruzioni per il corretto montaggio. Per ultimo si trovano varie viti, supporti e adattatori per poter aggiungere in maniera fissa il microfono. La spugna è spessa 1,7 pollici, di tipologia alta densità. L'altezza è di 21 cm. La misura variabile è la larghezza, visto che è ripiegabile, perciò per la portata si hanno 33 cm. Lo scheletro è in metallo, con una verniciatura semilucida e il logo del marchio al centro. Lo strato riflettente è composto da cerchi omogenei, soluzione che preferisco maggiormente rispetto a quella rettangolare. Sei componenti in tutto, un'asta di appoggio sul piano che non è inclusa. Io comunque vi mostro quella che possiedo, della Rode. La filettatura è standard, 3 ottavi. Al limite acquistate a parte un adattatore, se avete un altro comune attacco come il 5 ottavi. Come microfono, ad esempio, ahimè, ho a disposizione solamente un cardioide, non molto efficace per una tipologia del genere. È un Rode VideoMic NTG. Sul mio canale personale ci ho dedicato un intero video. Se siete curiosi, avete il link in descrizione. Quello adatto è un condensatore, come giustamente viene mostrato nelle principali immagini su questo toner. Se riesco a recuperarne uno, a buon diritto aggiorno l'articolo sul blog, con tanto di considerazione e immagine. Comunque, dalle varie recensioni viste, gli attacchi sono ben precisi, quindi ben costruiti in generale. Per concludere, non può mancare una prova audio con le due rispettive differenze tra lo schermo presente e lo schermo mancante. Non prendete il suono registrato come puro e fedele, logicamente ci sono tante condizioni in ballo che possono mutare anche drasticamente i risultati ottenibili. In primis, l'ambiente circostante. Questa è una prova audio con il Tonor Microphone Isolation Shield, accompagnato dal Rode VideoMic NTG. Questa è una prova solamente col Rode VideoMic NTG. Non ho d'altro da aggiungere perché non ho voluto fare un video sul funzionamento tipico di un pannello, altrimenti andrei a spaziare fin troppo per come sono fatto. Tonor produce anche altro. Prima di tutto i microfoni. Infatti, questo schermo è stato messo nella sezione accessori del loro negozio online. In descrizione trovate il link che rimanda all'inserzione di Amazon Italia, così potete andare direttamente ad acquistarlo. Un saluto a tutti i seguaci di Windows e Blog Italia.